Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per girare un video tag che sta circolando da un bel po' su YouTube che si intitola Questo o Quello e consiste, diciamo, nel capire un po' i gusti personali di ogni ragazza che deve rispondere a delle domandine, sono una serie di domande per capire quale delle due cose si preferisce, diciamo. Inizio subito con le domande inerenti al make-up. Allora, blush o bronzer? Allora, io sinceramente preferisco il blush perché mi piace tantissimo avere quel tocco colorato sulle guance che ti dà quell'aria sana, mi piace davvero tanto. Poi lip gloss o rossetto? Allora, preferisco più i rossetti sinceramente perché prima di tutto mi durano di più sulle labbra e poi perché ad esempio quando c'è il vento non sopporto che i capelli mi si attacchino sul lucida labbra, mi dà proprio fastidio, quindi preferisco i rossetti. Eyeliner o mascara? Devo dire che io utilizzo sia eyeliner che mascara, però se devo scegliere tra uno dei due preferisco il mascara perché io ho delle ciglia un po' sfigatelle, quindi almeno il mascara me le va un po' ad allungare e a volumizzare. Fondotinta o correttore? Allora, sinceramente preferisco il correttore perché è uno, secondo me, dei prodotti più importanti per il make-up, per la base del viso, perché permette appunto di nascondere le varie imperfezioni, le occhiaie, i brufoletti, quindi preferisco il correttore. Poi, ombretti neutri o colorati? Sinceramente preferisco gli ombretti neutri, mi stanno meglio. Diciamo che gli ombretti colorati non li uso tantissimo, come colori diciamo preferisco di più il verde, però uso sempre ombretti neutri. Poi, ombretti pressati o in polvere? Ombretti pressati sicuramente perché li ritengo più comodi, siccome io vado sempre di fretta, mi trucco sempre di fretta, io con gli ombretti in polvere farei tantissimi danni, quindi preferisco quelli pressati. Pennelli o spugnette? Preferisco i pennelli, sì, anche per la stesura del fondotinta preferisco i pennelli. Poi passiamo alle unghie. Tinta unita o French? Devo dire che preferisco la tinta unita di solito, il French lo faccio più in occasioni quando devo andare ad un matrimonio oppure qualche occasione più elegante, ma di solito preferisco la tinta unita. Lunghe o corte? Beh, né lunghe né corte, una misura media di unghie, ma non lunghissime perché non riesco a fare nulla con le unghie lunghe, e né corte perché non mi piacciono, attozziscono un po' la mano, quindi diciamo medie. Acriliche o naturali? Preferisco le unghie naturali perché le acriliche non le ho mai fatte e poi non mi piacciono tanto. Colori chiari o scuri? Preferisco di più i colori scuri, i colori diciamo più accesi. I colori chiari, di solito quando non ho tempo di mettere uno smalto metto un colore nude sulle unghie, ma di solito prediligo i colori scuri. Poi, matte o shimmer? Devo dire che prima preferivo gli smalti con un finish matte, quindi senza brillantini, senza perlescenze. Invece ora mi stanno piacendo anche i colori shimmer, quindi diciamo entrambi, non so decidere, però di solito metto più spesso colori matte, però mi stanno piacendo anche i colori shimmer. Ora passiamo al corpo. Profumo o acqua profumata? Allora, preferisco di più il profumo. Il profumo mi piace di più, anche se per tutti i giorni di solito metto dell'acqua profumata, però tra i due scelgo il profumo. Poi, latte idratante o burro per il corpo? Sicuramente latte idratante perché si assorbe molto più facilmente. Io non sopporto quelle creme che sono, diciamo, quei patacconi che non si asciugano in fretta. Poi bagno schiuma o sapone? Bagno schiuma, lo trovo molto più comodo, molto più igienico, molto più pratico. Lush o altre compagnie? Devo dire che non ho mai provato nulla di Lush perché se non sbaglio non c'è un negozio nella mia città, quindi preferisco le altre compagnie. Ora moda, jeans o pantaloni della tuta? Jeans sicuramente perché mi piacciono tantissimo, si possono usare sempre sia per un look più elegante sia per tutti i giorni. La tuta la utilizzo solo in casa o quando andavo in palestra, però preferisco i jeans. Vestiti o gonne? Devo dire che preferisco più i vestiti. Sì, le gonne prima non le usavo tantissimo, ultimamente ho comprato un po' di gonnelline, però preferisco di più i vestiti. Fantasia strisce o plaid? Fantasia strisce, sì, mi piace molto di più.
infradito o sandali. Mi piacciono di più i sandali. Gli infradito mi piacciono per il mare, per la casa, però per uscire preferisco i sandali. Sciarpe o cappelli? Preferisco di più le sciarpe perché io ho sempre, diciamo, il lato della gola sempre coperti, perché io mi prendo il raffreddore, diciamo, molto molto facilmente. Poi, orecchini piccoli o pendenti? Preferisco i pendenti ma non giganti. Collane o bracciali? Io non utilizzo mai le collane, non le metto quasi mai, ma anche i bracciali di solito. Bene, è partito un antifurto, scusate. E, di solito bracciali, anche se non li uso tantissimo. Tacchi o scarpe basse? Per tutti i giorni scarpe basse, per il fine settimana tacchi, anche se ci sono anche fine settimana, utilizzo tranquillamente scarpe basse. Stivali da cowboy o da cavallerizza? Mi piacciono tantissimo gli stivali da cowboy. Ne ho un paio che utilizzavo parecchi anni fa, che non ho buttato assolutamente perché sicuramente ritorneranno di moda e li metterò perché mi piacciono tantissimo. Poi giacca o felpa? Devo dire che preferisco di più le felpe perché per tutti i giorni una felpa mi piace tantissimo, sia quelle con la cerniera lampo, sia quelle tutte unite con il cappuccio, mi piacciono davvero tanto, quindi preferisco le felpe. Bershka o H&M? Devo dire che mi piacciono entrambe, però preferisco di solito H&M perché ha più, diciamo, assortimento, mi piace di più H&M. Poi, ora passiamo ai capelli, lisci o ricci? Devo dire che io li preferisco lisci perché mi sento più ordinata con i capelli lisci, però di solito li faccio anche ricci, però diciamo li preferisco lisci. Chignon o coda di cavallo? Non sono capace a fare lo chignon, non so perché, ma non mi viene mai preciso, carino, in ordine, quindi preferisco la coda di cavallo bella alta. Forcine o mollette? Forcine, io sono una forcina dipendente, utilizzo sempre le forcine, anche se penso come parecchie di voi le perdo sempre, non so dove finiscono quelle forcine, ne compro tantissime e non so dove finiscono, chissà, mistero delle forcine. Poi lacca o gel? Non utilizzo gel, quindi preferisco la lacca fissante. Capelli lunghi o corti? Sinceramente io mi vedo meglio con i capelli lunghi, i capelli corti non mi stanno benissimo, quindi li preferisco lunghi. Frangia o ciuffo laterale? Allora, ho provato sia la frangia che il ciuffo laterale, devo dire che preferisco il ciuffo laterale perché avendo la frangia e la fronte abbastanza grassa, mi si attaccava praticamente tutta la frangia sulla fronte lucida e quindi mi si sporcava e dovevo lavare la frangia praticamente tutti i giorni e questa cosa non mi piaceva assolutamente, quindi preferisco ciuffo laterale. Raccolti o sciolti? Di solito preferisco sempre i capelli sciolti. Poi, domande random, pioggia o sole? Sole assolutamente, la pioggia mi mette angoscia, non so mai come vestirmi quando piove, quindi sole. Estate o inverno? Sicuramente estate perché a me piace l'abbigliamento estivo, mi piace l'atmosfera estiva, mi piace tutto dell'estate. Autunno o primavera? Devo dire che preferisco l'autunno perché in primavera soffro sempre di allergia dovuta al polline, quindi preferisco l'autunno. Cioccolato o vaniglia? Devo dire che preferisco la vaniglia, se per cioccolato si intende cioccolato classico. Se era Nutella o vaniglia, sceglievo Nutella, però in questo caso preferisco la vaniglia. Caffè o tè? Preferisco il tè, il caffè non lo prendo mai, solo freddo o a granita, però preferisco il tè. Dolce o salato? Assolutamente salato. A me i dolci, le torte della pasticceria non piacciono assolutamente, quindi preferisco il salato. Amore o soldi? Sicuramente amore. L'amore, se c'è l'amore c'è tutto. Macchina o scooter? Preferisco la macchina perché non so, lo scooter, cioè la macchina mi dà più stabilità, più sicurezza. Lo scooter non fa per me, diciamo. Vino o birra? Il vino non mi piace.
ma sono un'accanita bevitrice di birra. Non mi ubriaco, non vi preoccupate, però mi piace davvero tanto la birra. Soprattutto quando prendo la pizza, non prendo mai Coca-Cola o cosa, prendo sempre una birra, mi piace tanto. E niente ragazze, queste erano le mie risposte, spero vi siano piaciute. E niente, se volete fare un video risposta, mettetelo pure sotto al mio video. E niente, un bacione a tutte e grazie per avermi seguito. Ciao ragazze!